Salve a tutti e ben ritrovati su Mobile Advisor. Nel video di oggi vi parlo del Sony Xperia XZ3. Questo smartphone è con buona probabilità l'ultimo membro della famiglia XZ di Sony, famiglia di prodotti che ho avuto il piacere di provare sin dal primo modello. Il successore di questo terminale, l'Xperia 1, fa parte di una nuova famiglia, figlia della nuova dirigenza di Sony Mobile che ha deciso probabilmente di tagliare con il passato. A noi utenti non resta che sperare che migliorino quei pochi aspetti in cui c'è da migliorare e che mantengano quanto fatto di buono con i precedenti modelli. Ma bando alle chiacchiere e iniziamo a parlare di questo Sony XZ3, che dal punto di vista estetico è un'evoluzione dell'XZ2. Il retro di questo smartphone è molto simile a quello del suo predecessore, ma è molto meno bombato, il che gli fa perdere l'effetto trottola quando utilizzato su una superficie, e ciò è sicuramente positivo. D'altra parte, il display non è più completamente piatto come su XZ2, ma i bordi curvi alla Samsung, che gli conferiscono un aspetto piacevole e moderno, ma che di contro aumentano il numero di tocchi involontari e peggiorano l'ergonomia generale del dispositivo a causa di un frame laterale molto più sottile. Con questo non voglio dire che l'ergonomia di XZ3 è pessima. Il terminale si impugna comunque bene e si riesce ad utilizzare con una mano con l'ausilio della gesture che permette di rimpicciolire l'interfaccia. Ma rispetto a XZ2, che aveva anche un display più piccolo, è stato fatto un passo indietro a mio modo di vedere. Nella parte frontale del dispositivo, oltre al display, troviamo LED di notifica, capsula auricolare, sensori di luminosità e prossimità, fotocamera frontale e altoparlanti stereo. Uno in alto condiviso con la capsula auricolare e l'altro in basso posizionato tra il vetro a protezione dello schermo e il frame laterale. In basso troviamo la porta USB di tipo C e il foro per il microfono principale. A destra, tasto di accensione e spegnimento, bilanciere del volume e tasto di scatto a doppia corsa. In alto, foro per il secondo microfono e carrellino che permette di inserire una nano SIM e la micro SD. Lato sinistro pulito e infine, sul retro, sensore biometrico, fotocamera, flash LED e sensori vari. Sul display OLED da 6 pollici Quad HD Plus di questo XZ3 c'è poco da discutere, è uno dei migliori pannelli che abbia mai provato, i contrasti sono elevatissimi, si vede benissimo anche sotto luce diretta del sole, i colori sono vibranti e le immagini sembrano quasi stampate sul vetro. Guardare foto e video su questo schermo è un piacere e ovviamente sono presenti tutte le certificazioni del caso per usufruire dei contenuti Netflix e Prime Video sia in HD che HDR. Se a ciò aggiungiamo la presenza di ottimi altoparlanti stereo frontali, ne viene fuori un'esperienza multimediale davvero al top. Il sensore di impronte è posto più in basso rispetto a dove si trova solitamente su altri terminali con la medesima soluzione, e infatti più di un recensore si è lamentato al riguardo dicendo che gli è capitato spesso di sporcare la fotocamera. Personalmente, dopo mezza giornata, mi sono abituato a questo posizionamento del sensore biometrico, che trovo comodo da raggiungere, preciso e abbastanza rapido nello sblocco del terminale. Sony XZ3 è caratterizzato da una CPU Snapdragon 845, GPU Adreno 630, 4 GB di RAM LPDDR4X e 64 GB di memoria integrata di tipo UFS 2.1. Hardware da tipico top gamma del 2018, anche se 6 GB di RAM, come dissi anche per LG G7, sarebbero stati di certo più apprezzati. In ogni caso, le prestazioni di questo terminale sono eccellenti anche con 4 GB di RAM, visto che è davvero velocissimo, fluido, reattivo e riesce a tenere in memoria un buon quantitativo di app, anche se i concorrenti con una dotazione di memoria più generosa fanno leggermente meglio in questo aspetto. Ma vabbè, stiamo parlando di virgole. Sony XZ3 è un top gamma super performante e che nell'uso quotidiano non ha nulla da invidiare nemmeno ai top più recenti. Anzi, sono sicuro che è anche più fluido e scattante di alcuni di questi. Giocare su un display OLED come questo è decisamente molto appagante, ma il merito va anche alla piattaforma Snapdragon 845, che consente di far girare al massimo dettaglio grafico e framerate elevati anche i giochi più pesanti attualmente presenti sul Play Store. Come al solito, ho fatto i miei test con Asphalt 9, che gira ovviamente benissimo, a meno di qualche sporadico calo di frame dovuto quasi sicuramente all'elevata risoluzione da gestire. Ma tranquilli, non è nulla che rovina l'ottima esperienza di gioco. La fotocamera principale di questo smartphone è caratterizzata da un sensore Sony MX400 da 1 su 2.3 pollici, capace di scattare foto alla massima risoluzione di 19 megapixel.
Nell'app fotocamera ci sono alcuni comandi rapidi sulla sinistra, possibilità di passare dalla modalità foto a quella video sulla destra, mentre le impostazioni sono nuovamente sulla sinistra e sono separate per parte foto e video. Cliccando invece su modalità in basso a destra è possibile, tra le altre cose, attivare la funzione rallentatore già vista sui precedenti Sony o la modalità manuale che permette di scattare con ISO fino a 12.800 ed esposizione lunga al massimo un secondo. La qualità delle foto è buona, c'è stato un ulteriore passo in avanti rispetto a XZ2 nonostante l'hardware sia praticamente il medesimo, ma non siamo ancora al livello dei top camera phone. Personalmente ho apprezzato come vengono gestiti i colori, la messa a fuoco e il buon dettaglio, davvero ottimo quando c'è tanta luce. Tuttavia, andando a zoomare, si nota sempre una certa granulosità che aumenta man mano che diminuisce la luce ambientale. In ogni caso, se per le foto non pretendete il meglio che c'è sul mercato, la fotocamera di questo XZ3 non vi deluderà, perché riesce a portare a casa sempre di buoni scatti, parlando di smartphone ovviamente. Migliora sensibilmente rispetto a XZ2 la fotocamera frontale. Ottima la qualità dei video, che rimangono una costante per gli smartphone dell'azienda nipponica, caratterizzati da messa a fuoco rapida e precisa, ottima stabilizzazione, buon dettaglio e ottima gamma dinamica. Se volete osservare più nel dettaglio le foto che ho realizzato con questo Sony, vi consiglio di fare un salto sul mio canale Telegram, visto che ho appena pubblicato a piena risoluzione gli scatti che vi ho mostrato poco fa. Inoltre, vi consiglio di seguirmi su questa piattaforma di messaggistica per non perdervi aggiornamenti sulle attività del canale e per rimanere informati riguardo i maggiori ribassi di prezzo relativi al mondo smartphone. La batteria da 3300 mAh a bordo di XZ3 permette di portare a termine una giornata di utilizzo medio, mentre con utilizzo intenso sarà necessaria una carica nel pomeriggio o verso l'ora di cena. Ho utilizzato questo smartphone per ben 13 giorni e non sto a commentare ogni singola giornata per ovvie questioni di tempo. Su 13 giornate mi è capitato 3 volte di dover caricare il telefono nel pomeriggio o verso cena, ma è successo perché ho utilizzato il telefono in maniera abbastanza intensa, con buona parte delle ore di schermo fatte sotto rete dati e con luminosità abbastanza elevata visto che ero all'aperto. In un solo caso, con utilizzo leggero, stando principalmente a casa, ho messo a caricare il telefono dopo più di un giorno e mezzo di utilizzo e con oltre 6 ore di schermo attivo. Nelle altre 8 giornate, invece, sono sempre arrivato a fine giornata, con percentuali di batteria residua molto variabili in base al tipo di utilizzo che ho fatto del terminale. Riassumendo, vi dico che XZ3 non è assolutamente un battery phone, ma permette di arrivare tranquillamente a fine giornata con utilizzo medio e anche medio intenso talvolta. Con utilizzo intenso vi servirà invece una carica tra il pomeriggio e la sera, mentre con utilizzo blando una giornata e mezzo ci sta tutta. La versione di Android è la 9, con patch di sicurezza di marzo 2019, ma state pur certi che entro la fine del mese arriveranno quelle di aprile, visto che Sony è molto puntuale nell'aggiornare i suoi terminali di fascia alta. Dunque, se volete rimanere al passo con gli aggiornamenti e volete ricevere le nuove versioni di Android in tempi brevi, questo XZ3 può fare a caso vostro. L'interfaccia grafica del terminale può definirsi semi-stock, visto che la gran parte degli elementi grafici richiamano Android puro. Tuttavia, mi chiedo come mai l'azienda giapponese abbia deciso di non introdurre il nuovo sistema di navigazione di Android e la nuova grafica delle schede recenti. Intendiamoci, nulla che migliora realmente l'esperienza d'uso, ma qualche novità, anche per il semplice gusto di cambiare, ci sta, a patto che non sia peggiorativa ovviamente. Per il resto ci troviamo di fronte al classico Sony, molto ben ottimizzato lato prestazioni e consumi e con interfaccia semi-stock condita da app multimediali proprietarie che possono essere apprezzate o meno. Funzione molto interessante è quella che permette di ricaricare lo smartphone in maniera intelligente, evitando che quest'ultimo rimanga per troppo tempo in carica al 100%. Chiudo questo capitolo mostrandovi l'ambient display di XZ3, che oltre a farci visualizzare orario ed eventuali notifiche, propone delle foto da noi realizzate nel luogo in cui ci si trova al momento. Funzione simpatica e che ho apprezzato, ma che ovviamente può essere disattivata. Per quanto riguarda ricezione del GPS, del WiFi e del segnale telefonico, non ho da segnalarvi nulla di particolare. Il dispositivo si comporta bene, così come si comporta bene in fase di chiamata. Audio buono sia tramite capsula auricolare che in viva voce. Per quanto riguarda l'ascolto di file multimediali, sia tramite gli altoparlanti stereo frontali che con cuffie cablate o Bluetooth, la qualità è sopra la media.
Parlando invece di connettività e sensoristica, l'unico assente importante è il jack da 3,5 mm, ma per il resto c'è tutto. Wi-Fi dual band, Bluetooth 5, NFC, ricarica wireless, giroscopio, bussola, eccetera. Volendo riassumere la recensione, vi dico che Sonic Z3 è un ottimo smartphone, dotato di un eccellente display, un comparto audio di qualità e tanta potenza, caratteristiche che rendono molto piacevole e appagante l'uso del terminale, sia nell'uso quotidiano che nella fruizione di giochi o altri contenuti multimediali. D'altra parte, comparto fotografico e autonomia sono soltanto di buon livello e sono convinto che chi vuol spendere circa 620 euro per uno smartphone, costo attuale del terminale, vorrebbe almeno una di queste caratteristiche, se non entrambe, al top della categoria. Per questo motivo, ad oggi, trovo molto più a fuoco il suo predecessore Sony XZ2, che ha sempre lo Snapdragon 845, 4 GB di RAM, 64 GB di archiviazione di tipo UFS 2.1, altoparlanti stereo e ottime qualità multimediali in generale, ma che si trova facilmente a 399 euro o addirittura qualcosina meno. Inoltre, XZ2 ha un'autonomia superiore a XZ3 e grazie alle dimensioni leggermente inferiori e allo schermo flat, lo trovo anche più comodo. Le uniche cose in cui il modello più recente è migliore del suo predecessore sono display e comparto fotografico, ma la distanza non è assolutamente tale da giustificare 200 e più euro di differenza. Insomma, XZ3 è un prodotto valido, ma il prezzo attuale ha poco senso. Tuttavia, con qualche offerta, come quella che vi ho segnalato qualche giorno fa sul canale Telegram, o non appena arriverà il nuovo Xperia 1 sul mercato e questo scenderà stabilmente di prezzo, allora ne potremo riparlare, ma fino a quel momento il top gamma Sony da acquistare, per me rimane l'ottimo XZ2. Detto ciò, sono davvero curioso di sapere se la pensate come me al riguardo e qual è il vostro parere su questo Xperia XZ3 o sui top gamma Sony in generale. Rispondete a queste domande nei commenti, oppure chiedetemi voi qualcosa se avete dei dubbi o siete indecisi tra due o più smartphone. Lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale per supportare la crescita della nostra community e un saluto a tutti da Giuseppe Desario per Mobile Advisor.